Gossano Valmadrera, ultima azione, attenzione, a 9 secondi dalla fine c'è un fallo. Un fallo di Biassone, Valmadrera va a 2 tiri liberi, si potrebbe il 51 pari, che potrebbero essere decisivi, un Bassena. Valmadrera che ha rimontato da meno 7, segna Bassena, sale alla fine del 51-44, ma poi Biassone non ha più segnato. Il primo libero bersaglio, vediamo il secondo, sbaglia, attenzione, prende rimbalzo, incredibile! Rimbalzo di Bassena, che ha davanti di tiri liberi. Incredibile, rimbalzo concesso da Biassone. E ora Bassena ha la possibilità di chiuderla. Ovviamente Biassone potrebbe entrare la tripla anche se Bassena segnasse il secondo libero, ma vediamo. E sbaglia! Tanto Biassone con la palla, c'è fallo a rimbalzo, fallo a rimbalzo di Scudiero. Fallo a rimbalzo di Scudiero e time out Biassone, time out. Biassone Valmadrera a 2. 7 secondi alla fine, 51-53 per Valmadrera che ha fatto un parziale di 9-0. Ora Biassone vorrà rinascere con fallo a rimbalzo commesso da Valmadrera. Attenzione però che Valmadrera ha solo 3 falli di squadra, quindi ha un potenziale fallo da spendere per interrompere l'azione di Biassone, che quindi dovrà riuscire ad andare al tiro in fretta senza subire fallo oppure provarci la seconda occasione. Vediamo, vediamo. Rimessa. Porro. Attenzione, vediamo. Non c'è il fallo di Valmadrera, Porro in entrata, sì, fallo, fallo, ma a questo punto dovrebbe essere da 2 tiri liberi. Eh sì, sono 2 tiri liberi. Proteste, proteste di Tiziano Gualtieri, allenatore di Valmadrera, che chiedeva un fallo non da tiri liberi, cioè prima del tiro. Nel caso da Moviola, intanto vediamo se Porro mette questi 2 tiri liberi per pareggiare. E non va il primo a 3 secondi alla fine, attenzione, aia, per Biassone, una brutta tegola, vediamo il secondo, segna ma non basta ovviamente, time out di nuovo, 52-53, Valmadrera avanti di 1, mancano solo 3 secondi, Biassone Valmadrera, 3 secondi alla fine, 52-53, Valmadrera dopo l'errore fatale, tiri liberi per Porro. E ora Valmadrera dopo il time out ha rimesso da metà campo con le grosse possibilità di far scadere il tempo senza che Biassone riesca a fermare il gioco. Rimessa Bussola, Scudiero libera, fallo, fallo, ma è troppo tardi, manca un secondo. Valmadrera in mano la partita con Scudiero, qui basterà presumibilmente buttare sul ferro il secondo tiro libero per scendere come va dal primo per negare qualsiasi possibilità di Biassone, vediamo quanto manda sul ferro prima e vediamo. Scudiero sbaglia anche il secondo e non c'è. Un minuto alla fine, vediamo Cremona, Cremona avanti di 2 dalla striscia della media, segna 25 secondi alla fine, stanga Cremona 57 pari, ultima palla per Milano, proringo corse Frantini, andiamo, Gottardi, secondi, prova Gottardi in entrata, sbaglia, Azzolini, contropiede, allo scadere, fallo, incredibile. A 2 secondi dalla fine, 2 tiri liberi per Smaldone che finora è 0 su 4 in questa partita, attenzione, segna il primo, segna il primo, il secondo è dentro.
risultato veramente grosso per Cremona, che veniva da 7 sconfitte consecutive, mentre Milano veniva da 6 vittorie consecutive.